Non manca il momento dedicato a Ida Platano a Uomini e Donne, che ha l'ennesimo confronto in studio con Riccardo Guarnieri. La dama siciliana non ha alcuna intenzione di ballare insieme al cavaliere Tarantino, perché continua a essere poco chiaro. Sono stanca, è passato un sacco di tempo, dichiara Ida. In realtà, anche il pubblico e Tina Cipollari sono stanchi dei momenti dedicati ancora a Ida e Riccardo. Maria De Filippi fa entrare Alessandro Vicinanza e Riccardo esce dallo studio. La domanda del primo è lecita. Se ti avesse scritto "Sono innamorato di te" su quel bigliettino, tu che avrei fatto? Ma la Platano non gli dà una risposta. Anzi, non c'è stato il biglietto. Quindi non ti so rispondere. Tina perde nuovamente la pazienza. Ma puoi parcheggiare questo cristiano sulla sedia? Ma è onesto questo? Ma stiamo impazzendo qui dentro, interviene Maria nella puntata di oggi di UED, la quale fa notare che quando Ida ha avuto un confronto in camerino con Riccardo ha poi deciso di farsi accompagnare da Alessandro all'aeroporto. La Cipollari, però, resta ferma nella sua posizione. Quando lei dice che ha messo un punto, non è vero. Allora devi stare da sola e riflettere su quella persona. Non si arriva a un punto. Come sempre. Infatti, Alessandro racconta che tra loro c'è stato un bacio, ma Ida non fa ulteriori commenti e preferisce lasciare lo studio per stare un po' da sola. Ma non finisce qui. Dopo aver parlato delle dinamiche legate al trono classico, Tina ci tiene a far notare che Ida ha appena preso il caffè insieme a Riccardo dove è posizionata la macchinetta. All'interno dello studio. Io trovo il comportamento di Ida vergognoso. Alessandro è uscito. Lì da solo. Abbandonato. Ma il rispetto? Ti metti lì a civettare con lui, Riccardo. Ma tu non puoi usare le persone. Ma quale uomo penserà in futuro di mettersi con te che quando ricompare lui tu gli corri dietro? Gianni, tu statti zitto. Gianni Sperti come sempre prende le difese di Ida, andando contro il pensiero di Tina. È Riccardo ad andare con lei. Ed ecco che Alessandro Vicinanza sembra svegliarsi dal sogno. Rientrando in studio prende la situazione in mano, mostrandosi questa volta abbastanza deluso. Thank you.
We'll be right back.